Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui con questo nuovo video di approfondimento in cui voglio analizzare con voi il nuovo teaser trailer di Inazuma Eleven Victory Road, che come sapete è stato appena presentato appunto al Level 5 Vision 2023, che è stato appunto l'ultimo annuncio dello stream, quindi appunto quello che ovviamente era ritenuto il più importante, il più comunque con hype da parte della gente per tenerli ovviamente incollati allo schermo fino alla fine dello stream. E adesso ho pubblicato già il video di reaction di quando ho seguito live in diretta appunto lo stream, però appunto non ho avuto il tempo di analizzarlo. Ci sono tanti 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 nuovi dettagli, tante novità e piccole cose su cui possiamo discutere in questo breve video riguardando insieme il trailer. Quindi andiamo. Si parte innanzitutto con una scena completamente animata, quindi senza gameplay. È una scena probabilmente che ci fa vedere il momento in cui la vita del nostro protagonista cambia, quindi l'incontro con questo personaggio. E la cosa importante qui che voglio sottolineare è, lo vedete in basso a destra, mappa. Chi di voi è appassionato di anime, comunque di animazione giapponese, è un nome che assolutamente non vi è nuovo, perché MAPPA è un grandissimo studio di animazione. Solo per citarne un paio, Attacco dei Giganti, Jujutsu Kaisen, sono entrambe opere, diciamo, animate da MAPPA. E questo è importantissimo non solo per il gioco, ma anche perché appunto MAPPA è uno studio di animazione molto importante, e quindi secondo me è anche probabile in questo caso che non si occupi solo di animare le cutscene del gioco, ma che forse, ce lo sveleranno, ci sia in produzione anche un anime dedicato a Victory Road, che quindi possa essere un altro dei progetti cross mediali di Level 5, perché come vi ho anche parlato nel video di approfondimento su Level 5, dove vi parlavo in quel caso del crollo di Level 5, che è stato anche dovuto in realtà a questo, diciamo, modo di agire e di investire che ha avuto negli anni scorsi su progetti cross mediali che però non funzionavano. Comunque Level 5 non è nuova a questo tipo di produzioni. Quindi qua vedere che Inazuma Eleven Victory Road inizia con una scena di animazione fatta da uno studio blasonato ci può far pensare che oltre al gioco in sé ci sia magari anche in produzione un anime. Chi lo sa, io vi butto questo spunto, poi fatemi sapere ovviamente nei commenti cosa ne pensate, e ve lo dico già adesso che siamo all'inizio del video: iscrivetevi al canale, tanti nuovi contenuti a tema Inazuma e non solo. Sto portando e continuerò a portare, perché adesso ho ripreso effettivamente il mio progetto, la mia attività. Quindi, ma andiamo avanti con Inazuma. Vediamo appunto questo protagonista, questa nuova figura è. Sembra, diciamo, quasi distaccata dal mondo, non sembra interessato, non sembra avere un carattere forte come quello degli altri protagonisti delle scorse stagioni che abbiamo visto, delle scorse saghe. E adesso però questo incontro probabilmente cambierà tutto per lui, ed è da qui che inizierà forse la nostra storia. Spettacolare. Beh, animazione tanta roba, eh. Voglio soffermarmi a dire che l'animazione è tanta tanta roba. Ora vediamo il nostro nuovo personaggio che ha effettivamente bloccato, sembra, la palla lanciata da quel ragazzo che assomiglia molto a Mark. E qui, vabbè, ormai molti di voi lo sanno perché è un'informazione che ormai è resa pubblica, ma adesso ci fermiamo al logo e ne parliamo un attimo.
in Azuma Eleven Victory Road. Ora, questa scena animata ovviamente è bellissima, il ragazzo con il cappuccio che ha tirato la palla aveva dei lineamenti molto simili a Mark e non è appunto solo una questione di somiglianza perché è ufficialmente noto che Victory Road non è più un reboot, è effettivamente un sequel. Ok, di tutti, cioè della storia di Nazuma, perché prende vita 25 anni dopo la storia di Mark. E infatti il ragazzo che vedete è il figlio di Mark, ma lo scopriremo ancora più avanti nel video. 新たな舞台とキャラクターで始まる新たな稲妻 Qua vediamo il mondo di gioco, l'esplorazione11 completamente free roaming, come vedete il mondo è totalmente in 3D, è totalmente esplorabile nella sua interezza e come vedete c'è un nuovo setting, lo chiama, quindi la storia si svolge, come dice, in questa fittizia, quindi che non esiste effettivamente, Nagumohara Yunyorai. Quindi non è la Raymond, non è una saga che conosciamo, ma è totalmente una location nuova, una location creata per l'occasione e quindi con personaggi nuovi e una storia nuova, quindi senza ripercorrere, riprendere quello che già conosciamo. Nasaki, Nagumohara-chuu de no monogatari. Sakka o wasureyou to suru shujinkou, Un Mei Sasanami Sasanami Unmei. è il nostro protagonista. Sare ga soko de mita no wa kawari hateta sakka no sugata datta. Futatabi kare no naka de waki okoru omoi. Tomo ni tatakau nakama o atsumete sakka o torimodoseru ka. Praticamente quello che ci dice è che praticamente il significato del calcio, dello sport del calcio, non è più quello di una volta, è cambiato, è sbagliato, e quindi la sua missione, il suo obiettivo è quello di riportare il calcio a quello che è il suo, diciamo, principale, motivazione, diciamo, uno sport appunto di felicità, di gioco di squadra e quindi è questa un po' la missione di Nazuma Eleven Victory Road, almeno della storia di Nazuma Eleven Victory Road, quindi mettere insieme un team per riportare il calcio a quello che era e a quello che dovrebbe essere. Poi non sappiamo in che modo, ma comunque è un incipit interessante. その手で閉ざされた運命を切り開け、そして立ちはだかる強敵たちにどう立ち向かうのか。Ovviamente ci saranno 最後に待ち受けるはmolti サッカーの頂scontri, 点に君molti臨す nemici るけサしッメッカーテラモンンノスインメタ、ゾンノストカミノ。遠藤春。Ed eccolo qui. Adesso viene ufficialmente presentato Haru Endo, che è il figlio di Mark, di Endo Mamoru, che era ovviamente è Mark Evans ed è il protagonista appunto della prima, diciamo, saga di Nazuma Eleven. Come vedete, appunto, ci assomiglia molto anche lo stesso cognome, quindi è ovviamente lui, è il figlio di Mark, e questo incontro, diciamo, con il nostro protagonista, diciamo che è importantissimo. Andiamo avanti. 2人の出会いが新たな英雄譚の始Vedete, まりilとloro なる。incontro segna5l'inizio di対una5のサッstoria. カーバトル。E qua adesso invece ci fanno vedere una rapida overview delle modalità di gioco che ci saranno in Inazuma Eleven Victory Road. Quindi vediamole un attimo insieme. Ci sarà appunto la battaglia 5 contro 5. フリースQuindi. タイルで遊べる新たな試E合poi ci システム。dicono che appunto in テquesta レビ画面、battaglia tu携帯puoi モード、diciamo, usare le指regole やche タvuoi ッチper で、combattere e anche縦il向き、modo di giocare, quindi横向puoi き、mettere in攻verticale,撃、in orizzontale, puoi あquindi らゆるスタイルvedere に対応。il campo di battaglia, diciamo, il campo da calcio, lo puoi vedere in orizzontale come se fosse un PES, come lo Strikers, lo puoi vedere in verticale come spesso accadeva nei giochi appunto delle console Nintendo, a parte appunto Strikers, quindi sul DS, sul 3DS, che eravamo appunto abituati, avendo i due schermi, a vedere il campo da calcio in verticale, quindi andare da sotto a sopra e a muovere i nostri giocatori. Quindi
ovviamente ci dicono che potremo giocare come più ci piace, quindi potremmo usare lo schermo in verticale, lo schermo in orizzontale, potremmo attaccarlo alla TV, potremmo giocarlo in portabilità, quindi massima libertà ai controlli. クラクションの設定でセンタリングなどのサッカーテクを簡単に繰り出せる。よりサッカーらしいプレイが可能となったことで、さらに超Poi次元appunto サッhanno カーが sviluppato進化un する。gameplay molto più クfluido ロニクルモード。che assomiglia molto di più al calcio vero, quindi probabilmente sarà anche più facile, diciamo, non segnare solo con le tecniche speciali, quindi anche tirando normale, come avete visto, si può effettivamente riuscire a buttare la palla in rete ed è una cosa ovviamente importante. E che altro dire? Poi c'è la Chronicle Mode, come potete vedere, che è la modalità storia. これまでのシリーズに登場したすべての選手が登場。E poi ci dice, che questo è importantissimo, che ci sono più di 4.500 giocatori, quindi tutti i giocatori di tutte le serie saranno presenti alla fine del gioco per potersi costruire il proprio team dei sogni, il proprio Dream Team effettivamente. E ora ci dice appunto che con il nuovo appunto Inazuma Caravan si potrà Inazuma Victory Caravan がesplorare Inazuma の全歴史をたどれり、varie epoche クdella ロニクル対storia戦ルートe に quindi appunto過去andare の選手nell'epoca たdi ちが蘇Mark, di り、Arion, di Sonny e quindi全ミラスreclutare ターをプtutti レiイヤーズユgiocatori ニバーper スに戻formare し、la propria squadra dei絆sogni,横丁で仲appunto. 間にしよう。さあ、自分だけのチームで隠された最強チームに挑戦せよ。E好come きな選手vedete, だけのチームadesso をci fa 作った vedere り、appunto che possiamo真formare un剣team さ、con qualunque giocatore. E è molto bello avere un オンラインpool di で giocatori世界中のcosì プレイヤーたちampio と対戦して、dappertutto. Poi ci confermano il multiplayer, quindi sarà molto figo vedere il competitivo come viene sviluppato,楽しみdato che ci 方はsono così プレイヤーtanti次第、giocatori.友情Quindi non共演。credo che valorizzeranno solo quelli più forti, perché sennò cosa li metti a fare 4.500 giocatori Inazuma se poi Eleven が Mark è 今super forte, Sonny è 覚醒super する。forte, Arion è super forte e gli altri sono scartine. Quindi sarà bello vedere come bilanceranno il tutto. Inazuma Eleven、英雄たちのビクトリーロード。Nuova key art, key visual, ancora non abbiamo un periodo d'uscita definito, se non però sappiamo che è il 2023, quindi siamo già a marzo e quindi non ci toccherà aspettare probabilmente molto, anche perché appunto hanno annunciato alla fine che il rilascio, diciamo, del gioco è mondiale. È mondiale, quindi uscirà anche da noi. Uscirà ufficialmente localizzato nella nostra lingua e non sappiamo effettivamente se questo rilascio mondiale significa proprio lo stesso giorno in tutto il mondo, però non mi aspetto che comunque ci sia più di una settimana di differenza, nel qual caso non sia proprio un rilascio nella stessa data per tutti. Cos'è la cosa importante secondo me da sottolineare? A parte appunto che abbiamo visto le modalità di gioco, che c'è questo 5 contro 5, questa capacità, no? Di poter decidere esattamente cosa fare. Quindi noi cosa abbiamo visto? Le cose importanti sono il free roaming, quindi il mondo totalmente in 3D da esplorare totalmente per andare appunto a vivere la modalità storia e a vivere questa storia che sottolineiamo è una storia totalmente nuova, con personaggi totalmente nuovi, quindi senza forzature di ingresso dei nuovi personaggi. Che hanno fatto bene dei vecchi personaggi, scusate, che ovviamente hanno fatto bene ad inserire tutte le altre saghe che hanno fatto di questo brand il suo successo, ma è stato secondo me giustissimo non inserirle a forza nella storia. Quindi è importante riconoscere che la storia avrà appunto, è in un posto diverso, la Raymond non c'entra, è in una scuola nuova, fittizia, che non esiste, che è. E poi nel futuro, quindi appunto 25 anni nel futuro, abbiamo visto dal blog ufficiale, quello del figlio di Mark, quindi non ci sono ritorni, ci saranno sicuramente magari dei ritorni, delle strizzatine d'occhio, visto che c'è appunto il figlio di Mark, magari vedremo dei discendenti anche di altre
di altre figure, Axel, Jude, Shaun, chi lo sa, di altre comunque figure che conosciamo, però appunto non ci saranno dei personaggi forzati nella storia che quindi seguirà il suo corso senza essere limitata dal passato ed è invece molto bello che ci sarà questa modalità in cui con il nuovo appunto caravan della Inazuma si potrà viaggiare in altre epoche, in altre diciamo linee del passato per effettivamente andare a reclutare tutti i giocatori che sono mai esistiti in questa saga ed è molto, molto bello, molto importante. Quindi per me la cosa più interessante che c'è è sia una modalità storia completamente nuova, non legata al passato, dove puoi effettivamente fare di tutto mi interessa un sacco vedere come verrà gestita la storia. Poi sappiamo che appunto ci sono queste nuove modalità, quindi c'è il 5 contro 5 che ce lo fanno vedere con completa libertà di azione nel come giocare, nel modo in cui giocare. Vediamo qui che potremo usare le azioni veloci, quindi un modo molto più fluido e molto più simile al calcio vero e non solo continuare a passare finché non ti serve usare la tecnica speciale. Quindi vediamo che effettivamente c'è la possibilità di tirare, di fare gol anche con tiri normali, come fanno tutti, modalità storia, e poi vediamo appunto tutti i giocatori. Quindi molto molto interessante questa, diciamo, quantità di contenuti che io spero che faccia di nuovo salire, diciamo, l'hype per Inazuma a tanta tanta gente. Questo era il primo, diciamo, video approfondimento che volevo fare appunto con voi e per voi di questo nuovo trailer. Ovviamente altre informazioni verranno rilasciate molto, molto presto, anche perché il gioco arriva quest'anno, quindi di sicuro avremo bisogno di vedere altri trailer, di vedere una data d'uscita e quindi aspettiamo con ansia anche di vedere la versione occidentale. Del tutto e basta, che altro dire? Io vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, vi auguro appunto un buon weekend e noi ci vediamo molto molto presto, continuate a seguire il canale, continuate a seguire Inazuma e arriveranno molto molto presto nuovi contenuti, quindi io vi ringrazio e vi auguro alla prossima.